Stai diventando grande, sai? Io sono un bimbo di 4 anni o poco più, esploro il mondo io calmo. Ho sempre un grande avar, guardo per imparar ciò che sta intorno a me calmo. Guardo colori e insetti volar, scoprirò il mondo con mamma e papà. La festa della mamma. Oggi è una giornata molto speciale e Caillou si sveglia vispo e di buon'ora. Gilbert, oggi è il compleanno della mamma, perciò le ho fatto un regalo. Guarda! Dov'è la mamma? L'ho lasciata dormire un po' di più questa mattina e le porto il caffè a letto. Questo. Caillou è molto fiero di sé. Ha incartato il regalo con le sue mani e non vede l'ora di consegnarlo alla mamma. Auguri! Buon compleanno, mamma! Grazie, Caillou. Ma oggi non è il mio compleanno, oggi è la festa della mamma. Infatti, qui vedo un regalo molto speciale. Coraggio, aprilo! Se sei d'accordo, ho un'idea anche migliore. Apriamo il regalo durante il brunch. Che cos'è il brunch? È una colazione così ricca da sembrare un pranzo. E dato che oggi per la mamma è un giorno speciale, la portiamo a fare il brunch al ristorante. Sì! Pesce! Buongiorno, signori, prego. Se volete seguirmi, il vostro tavolo è pronto. Non si è mai sentito chiamare, signore. Gli fa piacere sentirsi trattato come una persona grande. Ma qui non c'è niente da mangiare. Il cibo è sul bancone dietro di te. Ci avviciniamo e ci serviamo da soli. Viene chiamato buffet. Ecco, prendi tesoro. Dobbiamo portare i piatti con noi. No, queste persone sono arrivate prima, Caillou. Ora noi ci dobbiamo mettere in fila e aspettare il nostro turno per servirci. Caillou non ha mai visto tante cose buone tutte insieme. Non sa da dove cominciare. Voglio portare il mio piatto da solo! D'accordo, però fa attenzione, cammina molto lentamente. Giù! Non preoccuparti, adesso avviso il cameriere. Dammi il tuo piatto, lo porto io al tavolo. Vorrebbe tanto far vedere alla mamma che è capace di farlo da solo. Che cosa c'è? Non ti piace quello che hai preso? Sono stanco di mangiare, non mi va più! Torniamocene a casa! Forse ho visto qualcosa che ti farà tornare il buon umore. Non hanno neanche preparato la torta con le candeline. Ma non si spengono le candeline per la festa della mamma, tesoro. Però puoi scegliere tutti i dolci che vuoi. Se ho capito bene quello che il signore desidera, una soluzione ci sarebbe. Evviva, sì! Buon compleanno! Ops! Volevo dire tanti tanti auguri per la festa della mamma! Grazie infinite, Caillou! Vuoi aiutarmi a spegnere la candelina? Apri il mio regalo, per favore! È la mia macchinina preferita! Ci puoi giocare anche tutta la giornata! Oh, grazie, Caillou! È la festa della mamma più bella della mia vita! Caillou, vigile del fuoco! Caillou sta giocando a fare il domatore di leoni. C'è soltanto un problema. Il suo leone non vuole collaborare. Dai, andiamo, Gilbert, salta! Su, dentro il cerchio! Ta-da! Oh! Dove scappi adesso? Eccoti qua! Caillou si è spaventato sentendo abbaiare il cane, ma il povero Gilbert ancora di più. Gilbert! Adesso puoi
scendere dall'albero, il cane se n'è andato! Guarda, c'è il tuo topolino preferito che ti aspetta per giocare! Quel ramo è davvero molto in alto. Caillou ha paura per il suo gattino. Oh no! Attento! Papà! Papà! Aiuto! Questa scala è troppo bassa per raggiungere Gilbert. Oh no! E adesso come facciamo a farlo scendere? Ci riusciremo, vedrai. Sai, ci servirebbe l'aiuto di qualcuno che abbia una scala più lunga. Caillou guarda meravigliato i vigili del fuoco e la loro autopompa rossa. Eric, non posso crederci, sei tu! Qualcuno mi conosce! Ehi! Da quanto tempo non ci si vede! Vuoi dire che tu conosci il mio papà? Che sorpresa! Il papà ha un amico vigile del fuoco! Lo conosco da molto! Il tuo papà e io, da bambini, giocavamo insieme. Il mio nome l'hai sentito, Eric. Il tuo? Io sono Caillou. Molto piacere di conoscerti. Allora, che ne dici? Facciamo scendere il tuo gattino dall'albero? Ok, Stacy, manda su la scala. Lo riportiamo a terra in un istante. Ti dispiacerebbe prestarmelo per un minuto? Grazie. Ecco, sto arrivando, Gilbert. Facciamo amicizia? Ti ho portato una cosa che ti piacerà. La scala dei vigili del fuoco è lunghissima. Caillou non crede ai suoi occhi. Stacy sta salendo su fino al cielo. Non potrebbe mai fare come lei. L'ho preso. Non so davvero come ringraziarvi. Per noi è stato un piacere. Posso salire sulla vostra autopompa? Lo sai, io avrei un'idea migliore. Vieni con noi a visitare la caserma dei Vigili del Fuoco. Sempre se il tuo papà è d'accordo. Posso, vero? Sì, certo che puoi, tesoro. Posso anche guidare insieme a voi? Ma naturalmente. Questo pulsante? A far suonare la sirena che si trova sul tetto. Coraggio, premilo pure. Sono capace di scendere da solo, papà. Caillou vuole scendere come fanno suo padre e Eric. Ma non è semplice come crede. Ho l'impressione che sia un pochino troppo alto per te. Dai, su, ti aiuto io. Qui è dove teniamo le divise e gli stivali. È importante che siano sempre a posto per permetterci di rispondere rapidamente alle emergenze. Sono davvero molto grandi e pesano tantissimo. Vuoi provare ad infilarne uno? Non mi sembra che tu abbia le dimensioni giuste per la divisa da vigile del fuoco. Non ancora. Altra cosa importante è che l'autopompa sia in condizioni perfette e pronta in qualsiasi momento. Vedo che il nostro Sparky ti ha dato il benvenuto ufficiale qui in caserma. Che cosa ci fa un cane qui dentro? Sparky lavora insieme a noi. È un cane da incendi. Sente l'odore anche dei più nascosti e ci permette di individuarli. Questo è il gioco preferito di Sparky. Vuoi provare a giocare con lui, Caillou? Quando ci troviamo di sopra e suona l'allarme, noi scendiamo lungo questa pertica e siamo pronti per entrare in azione. È molto...
alto questo palo! Oh, ci si abitua subito. Devo confessarti una cosa. All'inizio a me faceva paura. Ma ci è voluto solo un minimo di pratica e adesso scendere non mi spaventa più. Sul serio? Mm-hmm. Ah, dobbiamo andare. Chiamata di servizio. Tornate presto! Credo che tu abbia in casa un futuro vigile del fuoco! Per Caillou quel tubo continua a essere molto lungo. Non è affatto sicuro che un giorno saprà scendere come Eric, ma il suo papà conosce il luogo perfetto per fare un po' di esercizio. Ta-da! Bene, davvero molto bravo. Continua così e in un batter d'occhio sarai vigile del fuoco. Non aver paura, Gilbert! Il grande vigile del fuoco Caillou è venuto a salvarti! Visto? Ti ho salvato, Gilbert! Non sei felice che io sia sempre qui pronto ad aiutarti? Il letto a castello. Caillou e Rosie sono entusiasti. Passeranno un intero fine settimana con i nonni. Vuole suonare l'osi? Non puoi, sei ancora troppo piccola. Ecco i miei nipotini. Ciao, nonna. Sai che stanotte io dormo a casa tua? Ciao, Caillou. Ciao, Rosie. Arrivederci. Ciao, cara. Fermo, Caillou, aspettaci. Oh, ma dov'è finito il mio letto? Questa ora è la mia stanza da lavoro. Tu e Rosie avrete una cameretta in comune. Nonna, io voglio una cameretta tutta per me. Non voglio dividerla con lei. Ne sei proprio sicuro? Io dico che cambierai idea quando vedrai la sorpresa del nonno. Ah, dov'è la sorpresa? È qui, in questa camera. Che meraviglia, nonno! Sorpresa! Evviva, sorpresa! Sì! Avete il letto a castello? Io voglio dormire su quello in alto. Anch'io voglio. No, Rosie, sul letto in alto ci vado a dormire io, capito? Anche Rosie vuole. Piccolina, il letto in alto può essere pericoloso. Quando sarai diventata un pochino più grande, allora ci andrai anche tu. Qui sotto dormirai molto meglio, vedrai. È ora di dormire. Ma noi stiamo giocando alla tenda degli indiani. Potete continuare a giocarci domani mattina. Caillou, ti serve aiuto per salire sul tuo letto? No, ce la faccio benissimo da solo. Hai visto, nonna? Buonanotte a tutti e due. Dormite subito. Sì, certo, nonna. Buonanotte. Caillou è troppo agitato all'idea di dormire su un letto a castello e non riesce ad addormentarsi. Il mondo sembra molto diverso visto dallassù e il pavimento è terribilmente lontano. Oh, Rosie! Rosie, sei sveglia? Su, non avere paura, Teddy! Oh, oh no! Teddy! Rosie, aiutami! Teddy è caduto! Rosie, prendi! Quella scaletta fa un po' paura. Il letto a castello sembra altissimo. Piangere, Rosie, adesso scendo! Caillou non ha poi così tanta voglia di risalire quella scaletta. Sveglia, pigroni! Non sei rimasto molto nel letto in alto, a quanto vedo. No, Teddy aveva troppa paura, così abbiamo dormito tutti insieme. Divertirsi senza giocattoli. Arrivo io per primo, arrivo io! Nonna! Rispondi! Nonno, ci sei? In casa non c'è nessuno. Adesso ci provo io.
Posso suonare il campanello, per favore? Oh, buongiorno! Ciao, papà! A dopo, Caillou! Divertitevi! Oggi il papà ha diverse commissioni da sbrigare e Caillou resterà con il nonno fino al suo ritorno. Ciao, ciao, papà! Sai, nonno, ho un bellissimo giocattolo nuovo! È una trottola, si fa girare sul pavimento, fa tanti suoni ed è piena di luci! L'hai portata con te? Certo, è nella mia borsa! Oh, no! Ho scordato la borsa! Il suo papà se n'è andato e ha portato con sé anche la borsa con i giocattoli. Caillou è molto triste. Ci teneva tanto a far vedere al nonno come si gioca con la trottola. Mi mostrerai la trottola quando tornerà il tuo papà. Coraggio, andiamo a vedere che sta facendo la nonna. Caillou, quanto sono felice di vederti. Ciao, nonna! Bene, vi lascio soli voi due. Io faccio un salto dal droghiere, sarò di ritorno in un batter d'occhio. Ciao, mi sono accorto che Caillou aveva scordato la borsa con i giocattoli. Oh, sì, hai fatto bene, ti ringrazio. Pronto? Ah, salve! Che bella sorpresa! Che cosa ti prende? Di solito ti piace lavorare nell'orto? Papà si è portato via la mia trottola. Se si fa girare veloce fa tanti suoni e ha tante luci. Da come lo descrivi è un giocattolo stupendo. Però forse possiamo trovare qualcos'altro con cui giocare e divertirci oggi. No! Io voglio giocare solo con la mia trottola! Beh, allora è un vero peccato perché guarda che cosa ho trovato! E questa che cos'è? È una patata. E scommetto che con questa patata ci possiamo divertire come con un giocattolo. Grazie della bella chiacchierata. Ci vediamo presto. Allora, io ero qui perché dovevo fare qualcosa. Cosa dovevo fare? Oh, adesso mi ricordo. Devo fare un salto dal droghiere. Il nonno si è completamente scordato della borsa con i giocattoli, proprio come Caillou, che si sta divertendo moltissimo. Nonna, guarda, ne ho trovata un'altra! Oh. Per favore, tesoro, passami un'altra patata da tagliare. Non posso farlo io stavolta! Le patate preferisco tagliarle io. Tu puoi prendere la carta, però. Che cosa vedo? Hai lasciato un'impronta. Questo è esattamente quello che faremo con le nostre patate e la pittura. Lasceremo delle impronte. Sì, hai ragione. E tu cosa hai fatto? Ho fatto un uovo! Ciao, come va? Vi state divertendo? Sì. Hai preso le uova dal droghiere? Ho visto che erano finite. Allora, vediamo il pane, il latte. C'è nient'altro qui dentro? No, niente uova. Eccolo qui, un uovo, nonno! È proprio vero, tesoro. È un uovo gigantesco. Va bene, tornerò al negozio a prendere le uova che mi ha chiesto la nonna. Posso andare anche io? Porterò il mio disegno e non scorderemo cosa prendere. Sì, mi sembra un'ottima idea. Oh, nonno, guarda, su questa scatola c'è disegnato un dinosauro. Vuoi dire che là dentro c'è carne di dinosauro? No, in questa scatola ci sono i cereali. Credo che tu abbia ragione. Allora, vediamo... Perché siamo tornati qui? Che cos'altro dobbiamo comprare? Le uova! Le uova, bravo! Tu sapresti dirmi dove sono le uova? Sì, da questa parte! Un momento, aspettami! Guarda, nonno, guarda! È pieno di sacchi di patate! No, no, di quelle ne abbiamo in abbondanza! Questa scatola va bene? Noi di solito prendiamo quell'altra. Piano, Caillou, devi fare un po' più di attenzione quando maneggi le uova. Perché? Perché si rompono con estrema facilità. Devo fare così? Sì, le uova ti ringraziano. Nonna, guarda! Ho
portato la confezione delle uova fino a casa senza romperle. Caillou ha imparato che le uova sono molto fragili. E ho anche detto al nonno in quale parte del negozio si trovavano. Il disegno fatto da Caillou è stato molto utile. Sto preparando un buonissimo minestrone. Non sarà un minestrone qualsiasi. La nonna fa il minestrone più buono del mondo. Guarda cosa c'è sul tavolo. Io dico che questi possono essere due occhi. E questo invece è un naso. Ecco qui un bel paio di baffi. Questo sì che è un tavolo allegro. Mi prendo il naso e lo metto nella zuppa. Papà! Uffa, ti sei portato via tutti i miei giocattoli. Ma no, ho dato la borsa al nonno. Oh, santo cielo, Caillou, mi dispiace, me ne sono scordato completamente. Scusami tanto, tesoro. I tuoi giocattoli sono sempre stati qui, ma tu non lo sapevi. Eppure ci siamo divertiti lo stesso, vero? Lo sai, papà, sono andato a fare la spesa insieme al nonno. Hai fatto tante cose, allora. Oh, sì, tante, guarda. Ecco qua la tua borsa. Vuoi mostrarmi la trottola? No, adesso no. Voglio andare a casa a far vedere alla mamma i miei disegni. Quante patate! Io ho usato le patate per fare i miei disegni. Le ho raccolte nell'orto con le mie mani. Poi la nonna le ha tagliate e abbiamo fatto le impronte con la pittura. Caillou ha scoperto che ci sono molti modi per giocare e divertirsi, anche senza giocattoli.